Torna la vittoria il Pradola e lo fa nello scontro diretto contro il Mosciano. Gara dominata a lungo dai nerostellati, anche se nel primo tempo la formazione di Cristiano Colella non aveva ottenuto grosse opportunità per via anche dello schieramento difensivo del Mosciano. Pradola comunque ha avuto la meglio nel corso del secondo tempo grazie a una doppietta di Manuel Sabatini, tornata a gol dopo 3 settimane di assenza. La gara comunque non decolla, il tecnico Cristiano Colella comunque conferma la stessa formazione che ha pareggiato domenica scorsa a Mutignano. Per i primi 25 minuti non accade nulla, al 24esimo c'è la prima occasione per il Pradola, il cross da parte di Cucurulle a centro area, D'Andrea stacca molto bene di testa e la palla sfiora il palo della porta di Gian Matteo. Al 32esimo Pradola va vicino ancora al gol con Colabrese che manda alto sulla traversa dopo un bel cross da parte di Liberatore sulla rimessa laterale di Saccoccia. Tutto qui il primo tempo un po' noioso. Nel secondo tempo la formazione pradolana cerca subito di insidiare la porta del Mosciano. All'ottavo minuto Liberatore cerca la botte dopo un bell'assist di Sabatini. Al nono minuto c'è la ghiottissima occasione per il Pradola. Tocco morbido di Sabatini per Diciocio dentro l'area. Smorzato il suo tentativo e la palla al lato. Al 13esimo l'azione più ghiotta della partita. Colabrese cambia gioco verso Sabatini, bucata la difesa del Mosciano. Sabatini tutto solo davanti al portiere di Gian Matteo, prende la mira ma sfiora il palo tra lo stupore generale. Al 27esimo il Pradola trova il gol, fallo commesso da Cappelle su Liberatore, in assoluto forse il migliore in campo del Pradola, per l'arbitro è calcio di rigore. Sabatini realizza dal dischetto. Il Pradola insiste e trova il gol del raddoppio al 32esimo dopo un'ottima azione orchestrata da Colella e conclusa da Liberatore e Sabatini che al limite dell'area fa partire un bellissimo tiro con il pubblico in visibilio. Nel finale il Pradola amministra il risultato con il Mosciano che cerca in tutti i modi di riaprire la partita, ma comunque nulla ha potuto il Mosciano contro un Pradola ben organizzato oggi e ben messo in campo da Colella. Il Mosciano ha fatto vedere ben poca cosa in campo, non ha mai tirato in porta verso la porta di Penna, un'ottima vittoria per la formazione nerostellata che dunque si allontana dalle zone basse della classifica.